abbiamo tutti quanti noi seguito con grande affetto la seconda stagione del Commissario Ricciardi, la fiction targata Rai 1 che si ispira alla mente geniale del nostro amico il grande scrittore Maurizio De Giovanni, e tutti quanti noi abbiamo pianto in realtà di fronte alla scena finale, una toccante ultima puntata laddove il barone Luigi Alfredo Ricciardi si dichiara al suo grande amore Enrica Colombo, proprio la protagonista di questa storia tormentata, e qui oggi in collegamento con noi il piacere di ritrovare la talentuosa e giovanissima Maria Vera Ratti. Ciao, ben trovata e complimentissimi. Ciao a tutti. Complimentissimi innanzitutto. Grazie, grazie mille. Complimenti per la tua arte, ma soprattutto per questo grande successo che avete raggiunto con la seconda stagione del Commissario Ricciardi. Sei riuscita a dare volto, gesti alla giovane maestra nata appunto dalla penna dello scrittore napoletano, una nuova stagione molto più intensa che, per quanto ti riguarda, presumo ti abbia restituito o ancora più un banco di prova, no? Attoriale per un artista come te, ma anche per il personaggio, un personaggio molto più intenso, perché Enrica è riuscita a tirare fuori il suo carattere dando poi vita, ma grande sogno, a questa storia d'amore con il commissario Ricciardi. Com'è stata questa esperienza da parte tua, da donna, ma anche da artista più matura? Ma vabbè, diciamo che in questa stagione sì, mi sono divertita un po' di più perché Enrica è un po' più dinamica, quindi mentre prima era profondamente passiva, stava fondamentalmente alla finestra a ricamare, a desiderare quest'uomo da lontano, invece adesso mette un po' più le cose in chiaro, è più coraggiosa e più diretta, quindi è stato anche un po' più divertente. Come ti sei confrontata proprio con la figura di Enrica? Perché poi tutti quanti noi, i telespettatori, abbiamo amato questo personaggio, abbiamo fatto soprattutto il tifo per lei quando ci siamo appassionati, no? Alla serie televisiva. Ma come sei riuscita anche tu a rapportarti a tale personaggio? Quanto c'è di te? Guarda, è un personaggio che a me piace molto e che ammiro molto, sinceramente, perché è un personaggio che è molto vicino a se stessa. Nonostante la giovane età, è un personaggio molto centrato, è un personaggio che non si tradisce. E non mi è capitato spesso, sinceramente, cioè, non che abbia una carriera chissà quanto lunga, però forse è l'unico personaggio che ho interpretato fino adesso che ha una centratura non indifferente, e infatti non si fa dire cosa fare ed è molto genuina, molto spontanea, quindi forse mi ha riportato anche un po' a me, mi ha fatto bene. Forse questo è il tratto, la genuinità, la spontaneità un po' riguarda le tue caratteristiche, ma posso chiederti, ecco, poi se per costruire anche il personaggio di Rica ti sei confrontata con il suo autore, con Maurizio De Giovanni? Sì, sicuramente. Io Maurizio personalmente l'ho conosciuto dopo la prima stagione e abbiamo parlato tanto. Lui è una persona che quando ti racconta dei suoi libri ti apre dei mondi, perché è una persona che proprio si esprime per immagini e ha un immaginario molto ricco, quindi riesce proprio a proiettarti in quelle situazioni, anche solo quando te le racconta. Per prepararmi, vabbè, ho letto chiaramente i libri e mi sono ascoltata molte interviste, perché Maurizio li racconta i suoi personaggi. Quindi ho ascoltato proprio interviste rispetto a Ricciardi per entrare un po' in quel mondo, e poi chiaramente soprattutto rispetto ad Enrica. Rispetto a Enrica, ti sei subito emozionata quando hai letto il personaggio nel romanzo? Sì, Ti sei vista? devo dire che vabbè, è stato il mio primo lavoro, forse un po' più importante, ma già quando mi arrivò il provino mi piacque molto, perché è una ragazza proprio, è scritta come un essere umano, quindi è molto bello, è un privilegio interpretare un personaggio così delicato e così Vabbè, contrastato. è contrastato che poi effettivamente anche nel volto, come dicevo prima, nei gesti, nel modo di esporlo, sei stata perfetta, quindi effettivamente è un personaggio che ti calza a pennello, complimentissimi. Però parliamo anche di un'altra protagonista di questo romanzo, ma in realtà che poi automaticamente ti rivede come ulteriore protagonista, perché in questo caso protagonista è la Napoli degli anni 30, però c'è un'altra Napoli che tu sei riuscita a raccontare attraverso
un'altra serie televisiva, La vita bugiarda degli adulti, dove rappresenti ed interpreti Giuliana, però lì ci ritroviamo dinanzi ad un'altra Napoli, un altro cambiamento storico, una Napoli degli anni 80. Come ti sei avvicinata però in questo caso nel ruolo di Giuliana per quel periodo? Perché anche lì sei stata bravissima. Grazie, ti ringrazio. Allora, sono due progetti completamente diversi per come sono girati, per il periodo storico, per la scrittura. Sono due personaggi opposti. Come dicevo prima, diciamo, Enrica è molto centrata, Giuliana invece è assolutamente in disequilibrio totale e ha un trascorso diverso, anche un'estrazione sociale diversa. Enrica è una ragazza comunque che è cresciuta circondata da molto amore, è stata molto amata, invece Giuliana, almeno per come l'ho raccontata io, è una persona che ha sofferto molto, per quanto comunque in comune con Enrica, cioè, che nasce in un quartiere. Allora, Maurizio diceva sempre che la Napoli degli anni 30 era una Napoli che si preparava a perdere la sua ingenuità, perché si volevano tutti bene, facevano vita di quartiere, i figli erano i figli di tutti. Questa cosa c'è in Ricciardi, c'è in Enrica. Fortunatamente c'è anche nel Pascone, nel mondo di Giuliana, lei cresce a Pascone e c'è questa dinamica, viene raccontata secondo me in un modo molto, molto vero, molto divertente e molto toccante. Molto Del regista. Toccante anche, ma tra gli anni 30 e gli anni 80 quali anni ti hanno maggiormente affascinata? Allora, questi sono i primi anni 90, guarda, non può esserci paragone. Non può esserci paragone, è stato molto bello vestire i panni di Enrica, fare una cosa così lontana da me, però il personaggio di Giuliana, per quanto è completamente lontano da me, mi è vicino per una questione transgenerazionale, perché ho dovuto fare uno sforzo empatico per mettermi nei suoi panni ed è un ruolo che io ho amato perdutamente, che non avrei cambiato per nessun altro ruolo al mondo, e anche quell'universo lì, poi l'immaginario di Edoardo De Angelis, che è forse il mio regista preferito, si può dire uno dei miei registi preferiti, è sicuramente entrare in un suo mondo, è veramente un privilegio ed è E veramente magico. riuscire a comprenderne anche i meccanismi, perché anche al di là cioè l'interpretazione prevede che tu riesca a scorgere quelli che sono i significati che in questo caso il regista vuole rimandare, no, al pubblico, allo spettatore. E tra l'altro, ecco, hai lavorato con due grandi artisti di altissimo profilo, De Angelis, l'hai menzionato poc'anzi, ma anche Toscari per questa serie di cui stiamo parlando stamattina, registi che hanno tratto da te il meglio, no? Sono riuscito a far venire fuori le tue eccezionali potenzialità. Però posso chiederti in questo caso quali le analogie, quali le differenze e quali gli insegnamenti che tu sei riuscita a trarre, no? E a farli poi tuoi per il futuro della tua carriera artistica. Allora, il commissario Ricciardi e La vita bugiarda degli adulti sono due progetti molto diversi. Il commissario Ricciardi è un progetto in costume, quindi anche da un punto di vista produttivo, di tempo, è molto, vabbè, molto impegnativo, però l'altro è stato curato nei minimi dettagli, quindi diciamo che nella vita bugiarda noi facevamo una scena al giorno, forse due, tre, quindi c'era una grandissima libertà, Edoardo ci ha lasciato una grandissima libertà interpretativa. Lui ci sa guidare lasciandoci liberi, infatti molte persone mi dicono: ma com'è lavorare con lui? Com'è che sono tutti bravi quando lavorano con lui? Lui ci lascia assolutamente È vero. liberi, si fida, però riesce sempre a tenere le redini, non so come fa sinceramente, ed è un piacere. Poi ci sono piani sequenza molto lunghi che per un attore è un regalo, cioè è proprio la libertà, veramente ti sembra ti dimentichi di tutto il resto e stai nella scena e te la godi. In qualche intervista ho letto del piacere di essere sempre lì, di non voler andare via. No, di poter restare quanto più tempo è possibile sul set, proprio Sì, perché perché quando fai poche scene al giorno e hai la possibilità di, sai benissimo dove sei e dove stai andando, sai tutto a memoria, ti sembra di vivere quella storia come un flusso, è un piacere. Chiaramente le serie, Ricciardi sono 4 serate, quindi 8 puntate, cioè c'è più roba, quindi c'è meno tempo fondamentalmente. Quindi diciamo che il vantaggio su Ricciardi è che sei costretto a non pensare e ad andare di pancia, quindi non puoi perderti in tecnici, cioè devi andare là diretto di pancia, la tecnica c'è, l'hai stratificata prima, ti devi preparare prima e vai. Però fai anche 10 scene al giorno, se non di più, a volte meno, però a volte di più. Quindi è uno sforzo diverso dove magari mi sento un po' che le cose mi sfuggono di mano, però
dico, cavolo, non so neanche dove sto, non so neanche Enrica dove è adesso e dove è nella scena dopo. Però ti affidi al regista, in questo caso Giampaolo è molto bravo, è molto sul pezzo e riesce comunque a sostenerti, mentre l'altro progetto per me è chiaramente sono più soddisfatta quando vado a dormire la sera perché Certo, sto sei più piena di te. precisa. Più piena di te, però posso chiederti, ecco, sicuramente due donne diverse. Prima abbiamo, hai detto che sei più vicina agli anni, quelli recenti, ma come donna, personalmente, ti senti più vicina alla timida e riflessiva Enrica oppure alla vulnerabile Giuliana? Forse Enrica, sì. No, io e Giuliana non ci somigliamo molto. Cioè abbiamo dei punti in comune sui quali ho fatto leva, però abbiamo un modo di vivere la vita e una visione del mondo diversa. Capisco la sua, però mi fa anche molto soffrire. Cioè lei non vive, non se la vive bene la vita. Quali progetti ti riguardano per salutarci in attesa della terza stagione? Dove possiamo ammirarti? Allora, c'è un film in uscita che dovrebbe... Questa è mia madre. Mi è venuta a trovare. La E salutiamo. c'ho un film in uscita che dovrebbe andare al Fantastic Fest a settembre in America. È un horror e non so se, insomma, non so se arriverà al mercato italiano, però credo forse sì, forse sulle piattaforme. E poi altre cose che non posso Che non dire. puoi rivelare, magari ce le potrai rivelare quando sarà possibile. Intanto, complimenti ancora, Grazie. e noi ti auguriamo di andare sempre più in alto. Grazie, grazie alla Grazie, nostra a ciao, buona giornata. te. Un bacio, grazie a Maria Ciao. Veradatti per essere stata con noi in pubblicità.